nei giorni scorsi le tre ragazze che hanno trascorso la sera del 4 novembre 2008 a Palazzo Grazioli ci hanno spiegato che a Palazzo Grazioli loro sono entrate senza nessun tipo di controllo. In particolare una di loro, Barbara Montereale, ci ha addirittura spiegato che in un'occasione ebbero modo lei e Patrizia di incontrare in una boutique di Versace uno degli uomini della scorta di Berlusconi, che sollecitò Patrizia, con cui quindi evidentemente avevano qualche confidenza, a portare a una successiva festa del Premier la sua amica Carina. Una terza circostanza la abbiamo ancora dai nastri registrati di Patrizia D'Addario, in cui le due amiche fanno riferimento a queste guardie, così le chiamano, che sarebbero lì ad osservare le carezze che il Presidente del Consiglio riserva a Patrizia. Quello che a questo punto viene fuori e che gli uomini che circondano il Presidente in realtà sono ex dipendenti Fininvest. Accade infatti che nel 2002, quando Berlusconi al suo primo mandato di Presidente del Consiglio decida di interrompere una prassi lì repubblicana, secondo la quale la scorta del Presidente del Consiglio era materia, diciamo, di competenza delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza, e che invece venga affidata ai servizi, perché solo i servizi possono procedere con assunzione nominativa, con assunzione diretta. E così avviene, vengono assunti al servizio almeno 7-8 unità, tra cui tra l'altro un uomo che il Presidente conosce da tempo, da una vita, capo scorta, capo bodyguard ai tempi della Standa. Diventano tutti funzionari dei servizi, si costruisce una struttura che oggi conta circa 24 uomini, quindi poi anche carabinieri, poliziotti, finanzieri, selezionati successivamente evidentemente da questo nocciolo duro originario, e si arriva così all'apparato che oggi lo protegge. In questa circostanza può spiegare forse certi atteggiamenti della scorta del Presidente, perché si siano preoccupati più della privacy del Presidente che non dei rischi, diciamo, di esporre il Presidente a potenziali ricatti.